Tornando un po' da queste parti, ti dicono lo sviluppo italiano va malissimo. Io non dimentico il periodo in cui la Germania cresceva, sia pure dello 0, meno dell'Italia, in cui la Germania e la Francia chiedevano di non avere le sanzioni europee e fu giusto non dargliele, anche perché dare le sanzioni alla Germania nella storia è un'esperienza che non porta. E poi non mi sembra che quell'atto, quell'attente all'architettura europea abbia poi portato le cose così male, tanto che quell'economia è andata poi bene e non mi pare che l'euro soffra di problemi per quella scellerata scelta sulle finanze pubbliche dei due paesi. No? Detto questo, vediamo un po'. Certo, la Germania va benissimo e credo che la Germania abbia avuto enorme fortuna, non attesa fortuna. Certo, anche creata, hanno ristrutturato la loro industria, hanno sviluppato un meccanismo di produzione molto per impresa, dove il rapporto tra impresa e lavoratori è per impresa, hanno avuto la fortuna di confrontarsi nella crisi con la Cina, da gigante con giganti. La Cina ha fatto un trilionario piano keynesiano e ha incontrato l'offerta della grande industria tedesca. Mi pare come di capire, e oggi l'ho letto sul giornale, che a differenza di altri paesi europei, la Germania ha avuto una quantità quasi 100 aiuti di Stato permessi. È un pochino fuori dal mercato da come ce la raccontano in sede accademica. Detto questo, la Germania va oggettivamente bene. O è andata bene. E per noi è una fortuna per tanti versi. Ma se guardiamo il resto d'Europa, non è che poi è così diverso dall'Italia. In base agli ultimi numeri Eurostat 2010, Inghilterra, crescita 1,3, inflazione molto alta, svalutazione con risultati non necessariamente positivi per un'economia che non è più manifatturiera, in ogni caso deficit al 10%. Sono capace anch'io di fare 1,3 col deficit al 10%. Pensate cosa sarebbe col deficit al 5 e non avresti l'1,3 di crescita. Francia, 1,5. Però un deficit che mi pare sia verso l'8%. Togliete un po' di deficit e avete un po' meno di PIL, o no? L'Italia che va malissimo. E devo dire, non vorrei sbagliarmi, il nord e il centro Italia non vanno poi così male, ma l'Italia nel suo insieme deve fare molto di più. Abbiamo 1,3, 1,2, 1,3 di crescita e deficit. Io pensavo fosse al 5, poi ho letto sul giornale che era al 4,6, l'altro giorno ho letto che era al 4,5. Non voglio sembrarvi cultore dei decimali, perché è dello 0, però oggettivamente. Con un deficit al 4,5, una crescita all'1,2, 1,3 non è fantastica, ma non è diversa da quella degli altri paesi. Germania esclusa, e per noi deve essere. Evidentemente questa situazione è ragione per fare di più, ma per fare di più devi capire che il problema dell'Italia è il problema dell'unico paese duale d'Europa. Ma voi dite manca università, manca produttività, ma domanda. Banale, ma voi pensate che è possibile per decenni avere lo stock di ricchezza che c'è nel nord e nel centro, il PIL pro capite, senza avere produttività università? Evidentemente, leggi un fondo di giornale e dici: accidenti, qui mancano. Il problema dell'Italia è che da una parte c'è molto e dall'altra parte c'è troppo poco. E se tu devi fare un'analisi e una ricetta, devi pensare a dove, non dove c'è troppo e fare di più, certo si deve fare di più, ma devi pensare all'altra parte. Che cosa mi è venuto fuori di riflessione come agenda come in questi 3 anni? Guardate, primo, l'Italia non credo attesa da tanti, ha tenuto il suo bilancio. E quando sento dire pur generosamente riconosciamo che sono stati tenuti in ordine i conti, lo considero, se mi permettete, un po' riduttivo, come se fosse omaggio a una sovranità ragionieristico-numerologica. È un'altra cosa tenere il bilancio dello Stato. E il bilancio dello Stato, come diceva un mio antenato al Ministero,
contiene i vizi e le virtù dei popoli. E nel caso dell'Italia il bilancio dello Stato contiene la virtù dei popoli, che si chiama risparmio. Tenere il bilancio vuol dire garantire il risparmio delle famiglie. E naturalmente è quello che fate voi, gestire il risparmio, ma è anche tenere la struttura che è quella del bilancio dello Stato. Abbiamo cercato di tenere la struttura sociale del Paese. Abbiamo messo la maggiore quantità di soldi possibili, e devo dire l'abbiamo fatto con l'accordo dell'Europa, delle regioni, anche delle forze sociali. Nell'insieme abbiamo messo la maggior quantità di soldi possibili sugli ammortizzatori sociali, convinti che fosse un modo per la tenuta sociale, ma anche per conservare il capitale umano nelle imprese. E credo che l'esercizio abbia in un qualche modo funzionato. E i numeri della cassa integrazione, dicevano gli scienziati, devi fare la riforma della cassa. Vi confesso che scrivere un articolo sul giornale, avendo io scritto sul Corriere della Sera per 10 anni, è molto più semplice che lavorare. La riforma degli ammortizzatori è stata fatta con la cassa straordinaria in deroga. Certo, puoi perfezionare, migliorare, puoi anche scrivere un bell'articolo, però nello stress della crisi quella scelta è stata una scelta di riforma. E devo dire, dobbiamo gratitudine all'Europa, alle regioni e alle parti sociali che hanno consentito questo esercizio, che ha garantito la tenuta sociale di un paese. Non solo, abbiamo 8.000 comuni, e questo socialmente è un fattore di sicurezza, di flessibilità. Abbiamo l'INPS, ma abbiamo anche la famiglia. Abbiamo 2 welfare. Nell'insieme la struttura sociale ha tenuto. Certo, io so che ci sono settori, persone, famiglie che soffrono, che hanno sofferto, ma nell'insieme finora il sistema ha tenuto. Dal lato dell'economia, a me è capitato di fare un dibattito in Parlamento, ho richiesto per un rendiconto sulla crisi, ho fatto un elenco di misure e ho implorato all'opposizione, di queste almeno una, per sbaglio, ma almeno una giusta l'avremmo fatta. E credo che abbiamo cercato di tenere, venendo a questo convegno, io non so quanto tempo avete voi, io ne ho moltissimo, e quindi e non mi offendo se la sala si svuota. E a volte mi sembra di essere come uno speaker ad Hyde Park, ma siccome non parlo molto in giro, questa volta approfitto per mettere insieme un po' tutto. Abbiamo cercato di tenere aperto il canale di finanziamento all'economia. Sappiamo, e credo che sia stato detto qua e nei vostri lavori dal vostro Presidente, la stranezza di questo Paese, il quasi paradosso, è che hai un'enorme quantità di risparmio e non hai del tutto efficienti ancora canalizzazione del risparmio all'economia. Per cui c'è una specie di asimmetria, da una parte hai molto risparmio, dall'altra parte hai pochi finanziamenti. Ed è un po' anche la storia di questo Paese. Se guardate i lavori della Costituente, quando si pone la questione della proprietà e del risparmio, viene fuori una formula di compromesso, dove la parte liberale chiede la tutela della proprietà, la parte cattolica e comunista chiede le specifiche, ma se c'è la tutela della proprietà c'è il favore per la proprietà agraria, c'è il favore per la proprietà dell'abitazione, c'è il favore per la proprietà azionaria investita nei grandi complessi produttivi del Paese. E se guardate gli atti si parla del trust, che allora era l'idea più moderna di finanza. Da noi è sempre stato un po' strano, per cui il favore è andato soprattutto all'economia del debito, non all'economia del rischio, è andato ai bond, si direbbe adesso, e non all'equity. I titoli di prestito
circolano al portatore, hanno la cedolare secca, erano esclusi dalla tassa di successione, le azioni erano nominative, progressive e tassate. Questo è un paese un po' complicato. Adesso forse è arrivato il momento di ragionare tutti insieme, di proporre di fare meglio il canale da risparmio alle imprese e usare la vostra funzione come medio tra il risparmio, il debito e l'equity. Noi abbiamo cercato di tenere aperto il canale di finanziamento. L'idea della moratoria, in politica nessuno va a depositare i copyright, ma vi posso assicurare che l'idea della moratoria viene dal lato del governo e ha funzionato benissimo con l'impegno delle imprese, delle banche e con l'interesse generale. Abbiamo finanziato il fondo per le piccole e medie imprese, idea che mi pare come venga da via 20 settembre, ed è un'idea che poi ha visto l'impegno del mondo bancario, del mondo industriale. Credo che abbiano una enorme quantità di dossier aperti e ancora una piccola quantità di operazioni chiuse. E siccome nessuno della politica gli chiede di finanziare quelle attività, perché il rischio era lo facciamo ma vogliamo restare indipendenti, posso assicurare che nessuno dal palazzo, dalla politica, gli ha chiesto di finanziare operazioni, ma, come dire, la cautela è una cosa, un po' più di coraggio, si fa per dire, forse sarebbe opportuno. Ma rispettiamo l'indipendenza della struttura professionale. Abbiamo tirato fuori nel 2005-2006, quando sono tornato al governo, in poche ore abbiamo fatto una finanziaria che non era poi così cattiva, tanto che ha riportato l'Italia sotto il 3%, o comunque ha buttato giù la curva di crescita. C'era dentro l'invenzione del 5 per 1000 e c'erano dentro, allora si chiamavano i distretti. Poi non se n'è più parlato, poi difficoltà, adesso si chiamano reti. Ma è molto semplice, noi abbiamo la grande industria, ma configurata in modo molecolare. E cioè dire, nei distretti, sulle filiere dirette, c'è una economia che ha anche una grande dimensione, ma sono individui. Allora l'idea che c'è stata per tanti anni e che tutti abbiamo cercato di sviluppare incentivi alla fusione non ha mai funzionato, perché domina l'individualità dell'imprenditore. Qual è la quadra? Metterli in rete o dare al distretto, adesso alla rete, che è un libero contratto, uno status unitario, e cioè dire come proprietà resti S single, ma in banca ci va la rete. Nel rapporto col fisco ci va la rete, all'estero ci va la rete. Noi abbiamo capito che la KfW tedesca, che è la cassa depositi e dintorni tedesca, va all'estero e prende gli ordini per le imprese tedesche. Naturalmente se sei la Siemens non vai dalla KfW, ma la piccola e media impresa si avvale di quella struttura che è molto sull'export. Noi pensiamo che la Cassa Depositi, insieme alla SACE, possa avere una funzione di servizio alle reti. Da poco passata la legge e definito il regolamento, mi pare che in questo momento ci siano già 40 reti in Italia. Ed è il principio di una storia di crescita dimensionale della nostra economia.